Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FabiJ. Ed oggi ragazzi parte il primo episodio di Game Tester su Cartoon Network, del quale vi avevo parlato. Per chi non lo sapesse, praticamente ragazzi, ogni primo mercoledì del mese farò praticamente un episodio. Ho dato una gomitata alla scrivania, mi sono ammazzato. Farò un episodio dove giocherò i videogame di Cartoon Network del mese, quindi per questo si chiama Game Tester del mese. E in genere potrebbero essere due o tre, forse anche quattro, non lo so, dipende. Comunque ragazzi, oggi si comincia e quindi... sigla. Porca vacca che c'è una sigla, è bellissima. Come primo gioco provo a fare questo, che sarebbe gli eroi del ritmo, che non so cos'è. C'è anche Finn, grazie a Dio. Va bene, ascolta Finn, fai cantare Finn premendo Z, cos'è? Ma cos'è? Ma no vabbè, ben fatto, grazie, sono capace. Completa la canzone con gli orsi cantando. Guarda come fa con la mano. Ragazzi, seguite il beat. Io non ho mai visto un DJ così. Cioè, io applausi e mi piace solo per il DJ. Voglio vedere ballare tutti qua, perché c'è un orsetto che balla. Aiuto, cosa sta succedendo? Non mi parlate sopra. Ma cosa ballate? Che mi sto urlando come un idiota. Vabbè, sempre meglio di come canto io, ragazzi, questo ve l'assicuro. Ragazzi, DJ FabiJ presto in console, comunque. Complimenti al taglio dei capelli del DJ, che è la roba più bella che io abbia mai visto. Game over! Punteggi in classe E, il mio voto è F, che sarebbe F di FabiJ. Passiamo ad altro, che è meglio. Jake si è rotto, vediamo se... che bello, tra l'altro, Jake. Mi dà quella carica, Jake, ogni volta che lo vedo. Nuova partita. Oh no, l'omino magico ha lanciato la maledizione a Jake e ora Jake sta cadendo a pezzi. Aiuta Jake a usare i suoi arti immovibili per trovare il cappello dell'omino magico e liberarsi dalla maledizione. Madonna, cos'è? Che bello, va bene, proviamoci ragazzi, gioca, dai. Che bravo game tester che sono, non riesco neanche a cliccare il tasto gioca ragazzi. Allora, facciamo... perché quando Jake salta si sente il verso del maiale? Vabbè, musica monsieur. Perfetto, allora vediamo di fare sta... quindi devo riuscire a raggiungere il cappello, fantastico. Il mio obiettivo è quello di prendere il cappello, insomma, ogni volta. Madonna che scalatore professionista. Non troppo professionista. Sono riuscito a morire in un livello così, ragazzi. Cioè, rendetevi conto. Una roba mai vista, vabbè. Livello successivo, dai, questo mi sembra più difficile. Spazio per staccare una... ok, qua inizio a staccarmi gli arti, perfetto. Ma cosa? Ma cos'è? Ma perché mi devo staccare le braccia? Fammi capire. Che senso... ah, perché devo tenerlo attaccato. Prendo il mio braccio, la gamba, scusami, la butto giù. Le gambe nella vita sono futili. Va bene così. Perfetto. Bravo Jake, complimenti. No, qua devo staccarmi tutto, finché non mi rimane solo la testa proprio. Tanto ragazzi, non gliene frega niente di staccarsi gli arti a lui, è contento. No, ma non mi sto annusando il deretano ragazzi, tranquilli. La testa è bellissima, io farei tutti i livelli con la testa se potessi. La madonna. Cos'è sta cosa? Ah, devo staccarmi gli arti per... sì, vabbè. Madonna, neanche Sherlock Holmes sti livelli, raga. Come fa? Ah, ok, prima questo, poi gli altri, ok. Mamma mia, che genio. Questo qua. Mamma mia, quanta roba, raga. Quanta roba. L'uomo senza gli arti, tranne un braccio. Guarda che carino. Nella mia vita proprio mi mancava questa cosa. Qua devo... ma sei diventato... sono giochi per bambini. Com'è possibile che siano così incasinati? O sono io scemo? Ah già. Ok, no, niente, scherzavo. Questo ragazzi è il livello 7. Più del livello 7 non possiamo andare avanti, perché il livello 7 è il massimo di qualsiasi cosa nella vita. Ok. Ah, ok, devo farmi la scala. Fantastico, bravo. Staccati le gambe, così salti col coccige. Bravissimo. Guarda come corre. Il rimbalzo con le chiappe, raga, meraviglioso. Braccio, un braccio, bravo zio. Ok, bravissimo, bravissimo. Ce l'abbiamo fatta. 17 secondi, non è male, non è male, raga. Si può migliorare, però vabbè, sono scemo, quindi va bene anche così. Vabbè, proviamo a entrare qua dentro, ragazzi. Cos'è? Ah, devo sparare. No, che figo. Devo sparare i miei arti. Del tipo, come si spara? Così? La madonna che mira. Vai, perfetto. Allora, sì. No. Ah, io posso entrare nel cannone. Fantastico. No, vabbè, che figo. Perché, allora, ragazzi, io mi ricordo che da bambino ci giocavo ai giochi di Cartoon Network e riuscivo. Cioè, adesso che ho 20 anni, com'è possibile mai nella vita? Vabbè, ci provo lo stesso, che ti devo dire. È quando la proagine si fa sentire. Era un livello facile in mezzo a tutto lo schifo, perché vogliono convincerti che adesso sia facile, però poi è un casino. Ho capito tutto. No, fermi, raga. Ho già capito. Devo mettere tutto quanto qua dentro. Passo di qua. Adesso devo sparare e abbassare la barriera subito, così mi riprendo le robe. Credo, Sì, però magari se abbasso. Mamma mia, che idiota. Dai, zio. Eccolo, perfetto.
Ce l'ho fatta. Vedi che adesso che ho scoperto che posso rimettermi gli arti è più semplice. Prima non lo sapevo. Oh, che bello. Quando un livello ti riesce perché capisci cosa devi fare. Bellissimo. Non so, una volta ogni mille capita, però capita. 19, ragazzuoli, ne mancano due. Ok, ci sono. Ci sono. Quindi io metto la gamba qua che sto facendo i miei ragionamenti da psicopatico. Fermi un attimo. E beh, adesso ho vinto se faccio così. No, perché sono un idiota. Devo prima... Allora, stacco... Seguitemi, non so se funziona. Stacco questo, metto qua. Facendo cose, non sto capendo neanche io. Allora, questo ok. Questo lo rimetto qui. Ok. Questa la rimetto qua. Adesso dovrebbero scontrarsi per aria le due gambe. Se non sbaglio. Quindi cioè, madonna. Vabbè, proprio è uscito dallo schermo il livello di Pro Agent. Sta uscendo proprio. Livello 20, raga, l'ultimo livello del videogame, se riesco a farlo, ma non credo, però vabbè. Una gamba, ho capito, allora, una gamba deve andare qua per forza. No, sono incastrato, ma come ho fatto a incastrarmi? Cosa fa? Ma che fa? Dai, che sto cercando di finire il livello, niente. Questo, allora, questo ricapitolando, questo va dentro, ok. Ok. Ho capito. E c'è, manca tutto il resto, però darle di qua. Non lo so, ragazzi, se funziona, ci provo. Vabbè, proviamoci, va a cagare. Devi andare a destra, ho cliccato il tasto di Windows. Si è chiuso tutto, porca vacca. Mi sono fatto prendere dall'adrenalina del momento e sono morto con un deficiente. Però vabbè, ragazzi. Dai, ragazzi, ce la stavo facendo. Ce la posso fare, me lo sento. Adesso, provo a fare una... Non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Se metto questo qui. Ok, poi si spinge. E se si spinge crea un innesco che praticamente grazie alla teoria di Einstein dei quanti di spazio. Però ci provo, tanto ormai... Ragazzi miei, siamo addirittura d'arrivo. Bravo Jake. Ragazzuoli miei, chi è il genio qui di turno? Vabbè. 20 anni e mezzo per fare sto livello, però vabbè. Congratulazioni, hai rotto la maledizione e hai imparato una grande lezione. Come costruire un razzo interspaziale, perché la difficoltà era quella, eh. Domino magico è un gran rompiscatole. Goditi i tuoi arti. Mentre lui continuerà a lanciare le sue maledizioni, va bene? D'accordo ragazzi, ho finito. Jake si è rotto, cosa incredibilmente incredibile. Concludo qui l'episodio e spero che vi sia piaciuto, anche perché è una serie nuova di 6 episodi che andrò a fare ogni primo mercoledì del mese, l'ho detto all'inizio. Praticamente questo video qua lo potete vedere anche sul sito di Cartoon Network, sul canale di Cartoon Network di YouTube che vi lascio in descrizione, e anche su Cartoon Network proprio, perché lo daranno su Cartoon Network, anche che è una cosa troppo figa. Oddio, sono in TV. Devo dire qualcosa di figo perché sono in televisione e non posso lasciarmi scappare questa cosa. Banana non troppo storta. Quindi ragazzi, conclusione, vi ricordo che ogni mese sceglierò il game tester del mese, perché se volete potete fare anche voi un gameplay come il mio. Se volete provarci ragazzi vi lascio l'info in descrizione. Io comunque concludo qui l'episodio, spero che il video vi sia piaciuto e come al solito se il video vi è piaciuto dovevo prendere fiato. Lasciate un commento vi piace, anche la pagina di Facebook e come nel video trovate nella descrizione. Se siete riusciti a iscrivervi, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.